Credo che sia la strada giusta, però. È una partita che secondo me andava chiusa quando si poteva chiudere, contro una squadra che credo che abbia assolutamente le nostre stesse ambizioni, e il dettaglio fa la differenza. Cosa fai in queste partite di grande agonismo, dove io guardo alla mia realtà. Ho trovato una squadra che ha giocato a calcio quando poteva giocare a calcio, e è stata solida quando doveva essere solida, però poi non basta. E questa, secondo me, è la direzione, però bisogna curare il dettaglio, perché poi incontri appunto realtà che sono strutturate, organizzate, hanno giocatori di qualità, e il dettaglio poi ti porta a dover affrontare una partita che secondo me è stata persa in maniera immeritata. Ha annullato e sono curioso di rivedere le immagini, ma secondo me ha preso un abbaglio totale, perché recrimina l'assistente, recrimina il fuorigioco di Sal, quindi sono curioso di rivederlo. Per me l'altro episodio fondamentale è il gol dell'1-1, che ha rimessa. La rimessa è nostra. Proprio perché il dettaglio fa la differenza, dopo devi essere pronto anche a questo tipo di situazione, che sbagliamo noi, sbagliano gli arbitri, e tu devi essere solido, se no, i giocatori come Gaiola, Merlonghi, che quando hanno la possibilità non perdonano. Max è un giocatore molto più dinamico, Matteo e Cortesi oggi ha fatto vedere tanta qualità. Di conseguenza, quando poi ne devi fare a meno, è anche normale che lo spartito sia diverso, ma io credo che ci siamo abbassati troppo. Dopo è anche magari più fatica a gestire con della qualità il pallone, e non ti devi abbassare, invece ci siamo abbassati, e quindi quello, secondo me, ha dato anche là le situazioni che poi hanno determinato.